Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video ed oggi voglio parlarvi un po' di come io organizzo il mio lavoro, o meglio uno strumento nello specifico che utilizzo per organizzare tutti i miei progetti. Quando si è liberi professionisti o si gestiscono dei progetti in generale, che siano lavorativi o anche di altra natura, c'è una cosa che è comune un po' a tutti quanti, che è il caos. Il caos quando si devono gestire più compiti, più vanno organizzate più cose, va organizzato un calendario, vanno organizzate le tempistiche, le scadenze. Insomma, per qualsiasi tipologia di progetto ci si vada ad affrontare, c'è sempre questo grandissimo problema del caos che viene generato intorno. E dobbiamo essere noi che gestiamo quel determinato progetto a mettere le briglie e a tirar su il cavallo e a mantenere il carro. E per far questo ci sono tantissimi strumenti ed io sono il primo che li ha provati un po' tutti, proprio perché andando un po' sempre più avanti nel tempo professionalmente mi sono ritrovato a gestire sempre progetti più complessi e soprattutto a gestirne di più contemporaneamente. E la prima cosa che è successa è che il mio cervello è andato in pappa, ho cominciato a perdere colpi. Io sono un tipo abbastanza fissato sulla gestione e sul controllo, quindi non potevo perdere il controllo sulle varie cose, sapere a che punto hanno determinato progetto, anche perché sempre crescendo non tutto gestisco da solo e quindi mi sono diventato nel tempo il gestore di un progetto, quello che organizza un progetto con tante altre persone con me che lavorano a quel progetto e che devono portare avanti i loro compiti. Ed è quindi qui che nasce l'esigenza di avere un qualcosa, uno strumento, un luogo, un punto dove organizzare tutto il nostro lavoro. In realtà sono esistiti sempre tantissime soluzioni e modi per affrontare la gestione del lavoro. Il mio esempio, naturalmente io parto sempre dal ricordo quando un pochino più fresco di pacca organizzavo i miei progetti mentalmente. Creavo uno schema mentale e seguivo i vari step. Andando avanti nel tempo, naturalmente questa gestione separata mentale naturalmente non ha funzionato più e quindi piano piano ho cominciato un pochino a passare tutte le fasi dell'organizzazione dei vari progetti, quali sono per esempio carta e penna. Prendevo il foglio di carta, facevo lo schemino, facevo il calendario, segnavo i vari punti, facevo i vari collegamenti, mi davo delle tempistiche e tenevo tutto su carta. Nel tempo poi questo gioco di carta e penna si è trasportato naturalmente su un'agenda, sempre in carta, per poi arrivare a approdare 4-5 anni fa ad utilizzarlo appieno, un calendario con le nostre app sui cellulari. Ormai i calendari cloud sono con Apple, almeno io, forse più di 5 anni fa, sono passati almeno 10 anni fa da quando ho cominciato ad utilizzarli, i calendari completamente sincronizzati in cloud. E devo essere sincero, per me fu la svolta conoscere Apple Calendar, quindi i calendari di Apple che mi venivano sincronizzati sul telefono, sul computer, sul fisso, sul portatile, un pochino ovunque. E quello per me è stata l'abbandonare completamente carta e penna. Fino a che non sono arrivate le app. E insomma, da diversi anni esistono tantissime forme di app, da quelle più semplici a quelle più complesse, quelle meno conosciute, quelle più conosciute. E diciamo come un fanciullo che fa i primi passi nel mondo, ho cominciato anche a fare i primi passi con le app e quindi a studiare, a trovare delle soluzioni con delle app piuttosto che con delle altre. Ho cominciato con i promemoria, non con i promemoria Apple, con l'app di note di Apple, dove appuntavo le cose e poi le segnavo sul calendario. Poi sono passato ai promemoria, poi sono passato a Google Keep. Nel frattempo il mio calendario si è spostato su Google Calendar perché è un pochino più meglio integrato rispetto a quello solo di Apple, anche perché spoiler, ho molto più di un calendario, un calendario personale, un calendario per l'ufficio, un calendario per un progetto, un calendario per un'attività, quindi ho tanti calendari, tutti quanti gestiti su Apple Calendar, no su Apple Calendar, su Google Calendar, e da lì poi sono sincronizzati con tante persone e con tutti i miei dispositivi. Tutta questa premessa perché una delle fondamenta della gestione ad oggi di un progetto, ed è fondamentale avere tutto in cloud, tutto condiviso, tutto sincronizzato.
Quando si lavora in più persone è fondamentale che tutto sia condiviso, così che se io faccio una modifica, porto un'aggiunta al progetto, la persona che sta collaborando con me o che sta lavorando con me possa vederla. Stessa cosa sincronizzato, perché deve essere tutto strettamente e velocemente sincronizzato. Se io aggiungo una cosa, quella persona si sincronizza grazie al cloud ed è tutto più facile. La condivisione, la base della gestione dei progetti è migliorare quella che è la fluidità di gestione, di organizzazione di un progetto, si basa tutto sulla condivisione. Ed è qui che il cloud vince, proprio per il fattore che non c'è tutto solo sul computer, non è tutto solo su un'agenda, ma abbiamo qualcosa su una nuvola a cui possiamo attingere sia io che tutte le persone che lavorano con me. Detto ciò, passati per le app, quelle più classiche di gestione, organizzazione note e quant'altro, si arrivano a quelle che sono le app per la gestione dei progetti. Ora, io citerò alcune di queste app e poi vi dirò qual è quella che io di cui mi sono innamorato sostanzialmente. Allora, ne ho viste e ne ho provate tantissime, ma quelle che mi rimangono in mente e che reputo altrettanto valide sono Monday.com, una piattaforma molto simile. Nell'elenco precedente ho dimenticato di inserire Excel. Excel che per me è un software che utilizzo sempre. Excel e le sue estensioni, come ad esempio Google Sheet, sarebbe Google Fogli, per il cloud, sono i file, cioè sono i programmi che io utilizzo quotidianamente, fondamentale per la gestione. Questo Monday, per chi non lo conoscesse, è una sorta di, sembra un foglio Excel, sembra, ma non lo è. È basato sostanzialmente a database, quindi si creano tanti piccoli database dove è possibile organizzare il lavoro. La stessa cosa che si fa con Monday lo si può fare gratuitamente con Google Fogli, un pochino più macchinoso da fare con Google Fogli, ma è fattibile. Ed è per questo che non ho giustificato il costo per ottenere delle funzioni in più di Monday. Però anche nella versione base è possibile provarlo ed è abbastanza interessante. Un altro interessante è AnyDo. AnyDo, non ricordo bene il nome. È una to-do list. Praticamente si basa sul concetto di avere qualcosa da fare, un task da fare, e lo aggiungi e lo spunti. Hai delle liste di cose da fare, un po' come ci sono tante app, come l'app Promemoria per Apple, di Apple, che sono sostanzialmente delle to-do list, quindi delle liste con delle cose da fare. Ed è qui che ho conosciuto il programma che utilizzo tutt'oggi. Mi sono ritrovato molto meglio nell'organizzare i miei progetti basandomi esclusivamente sul concetto di task. Ora, che cos'è il task? Il task è una cosa da fare, un compito, e tutti i progetti possono essere, naturalmente devono essere organizzati in cose da fare, quindi dobbiamo fare la spesa è un task, ma nella spesa abbiamo tanti sottotask, abbiamo da comprare l'acqua, abbiamo da comprare il caffè, abbiamo da comprare la cioccolata e quindi abbiamo dei task all'interno di un altro task. E nella mia forma mentis ho trovato molto comodo organizzare, anche nella gestione quotidiana, organizzare il mio lavoro e i progetti solo ed esclusivamente con questa formula del task. O meglio, per come la ragiona anche AnyDo rispetto a Monday, quindi io preferisco più le app che funzionano da to-do list. Ed è qui che entra in gioco l'app di cui mi sono innamorato, che si chiama Todoist, non Todoist, ma Todoist. Allora, Todoist, io l'ho provata la prima volta 2 anni fa, e prima del periodo pre-pandemia, cercavo sempre la ricerca di questa soluzione per l'organizzazione dei miei progetti, del lavoro in generale, quindi l'organizzazione delle mie cose da fare, ed è diventata, dopo aver provato anche altre app, ho scelto poi di utilizzare questa ed è diventata, io sono diventato schiavo di Todoist. In pratica io la mattina mi sveglio e non apro il calendario, ma apro Todoist e vedo quello che ho da fare, e Todoist comanda la mia giornata. Non è che l'app comanda la mia giornata, sono io che creo i contenuti che vanno sull'app, che poi comanderanno la mia giornata, voglio precisare questa cosa. Ma perché mi sono innamorato di Todoist? Beh, in primis, ha tutta una serie di funzionalità che sono gratuite, quindi la maggior parte delle funzionalità che dovrete utilizzare nella gestione, che potete utilizzare nella gestione di un progetto personale, sono gratuite. Ma alla differenza tra i piani a pagamento e il piano gratuito ci arriviamo successivamente. Quello di cui voglio parlarvi adesso sono
le funzioni principali di Todoist e dopo vi spiegherò anche perché me ne sono innamorato. Allora, partiamo dal presupposto che è un programma basato su task, quindi sono sostanzialmente degli elenchi su elenchi su elenchi di task, di cose da fare. Quindi il concetto basilare del programma si basa esclusivamente sulle cose da fare. Ma questi task possono essere organizzati in progetti, quindi noi avremo, dobbiamo organizzare i task in progetti, quindi creiamo un progetto che può essere anche semplicemente una to-do list generale, oppure dobbiamo creare il progetto per creare il video su Todoist. E una volta creato questo progetto, all'interno posso aggiungere i miei task, quindi le cose da fare, che può essere scrivere la puntata, che può essere girare l'episodio. Ma per esempio nel girare l'episodio io posso aggiungere altri task come sottoattività. Quindi apro quel task, apro le sottoattività e posso aggiungere impostare set luci, caricare batterie della fotocamera, scrivere il copione e così via. Così facendo io potrò creare tutta una serie di cose da fare, quindi questi task, e avere sotto controllo il mio progetto. Ma cosa succede? Nel momento in cui io eseguo il compito, posso andare a flaggarlo e una volta flaggato questo compito scomparirà. Todoist in tutto ciò porterà il conto dei task che noi andiamo a fare, che andiamo a completare durante la giornata, e ci darà anche una sorta di punteggio. Questo serve soprattutto per chi lavora in team. Quindi questa organizzazione in progetti e sottoattività per me è fondamentale, perché così facendo posso organizzare progetto per progetto tutta una serie di task e sottoattività da dover fare. Una cosa importantissima è che per ognuno di questi task, una volta creato, io posso assegnargli almeno un paio di valori fondamentali per me. Uno è la priorità. Priorità impostate di default da 1 a 4, dove la 1 è quella normale, una priorità normale, la 2 è la 3 e la 4, dove la 4 è la priorità maggiore. E questo ci verrà segnalato perché il pallino per il flag dell'attività cambierà colore. Così facendo io a colpo d'occhio già so quali sono i compiti più importanti che ho da fare e perché no farli per prima. O posso semplicemente non per forza dare una priorità in base alle cose che devo fare per prima, ma devo fare ad esempio, mi è stata richiesta una modifica da un cliente importante, posso assegnargli una priorità più alta, così che chi lavora nel progetto, a chi assegno il task o se lo devo fare io, so che lo devo fare per prima. E insieme alla priorità quello che posso assegnare è una data di scadenza, un punto fissato all'interno di un calendario al quale io so che quel task deve essere completato. Questa è un'altra cosa fondamentale per me ed è fondamentale per il punto successivo. Perché c'è la possibilità di organizzare questi task, non solo visualizzarli nella loro interezza andando ad aprire il progetto, controllando le sottoattività, insomma si avrà tutto l'elenco davanti, ma quello che è fondamentale, che la possibilità che c'è, è di andare ad organizzare i nostri task per filtri. Noi abbiamo un filtro, quello di base, che si chiama oggi, che ci dà in ordine di importanza tutti i task organizzati per data, se i task hanno delle date, e ci dice quelli che dobbiamo fare oggi. E così facendo, se io all'interno di un progetto assegno delle date differenti a dei task, nella pagina oggi, nel filtro oggi, io vedrò quelli che dovrò fare oggi, sotto quelli che dovrò fare domani, e così via. E non vedrò, li vedrò in coda, quelli là che non hanno la data di scadenza. Naturalmente io vedrò in combinazione la data e anche il colore della priorità. Naturalmente se un task ha una priorità 1, quindi una priorità 4, quindi molto importante, no, priorità 1, giusto? Non mi ricordo l'ordine di scala, lo faccio talmente in automatico che non me li ricordo. Quindi se un task ha una priorità molto elevata, ma non ha una data di assegnazione, questo comunque viene messo in basso, ma noi a colpo d'occhio possiamo andare tranquillamente a ripescarlo. Ma una cosa ancora più bella, quello è un filtro prestabilito, quello del oggi, quindi quelle cose da fare oggi, ma noi possiamo creare i nostri filtri, possiamo andare a decidere, a creare dei filtri, per esempio soltanto per i priorità 1, soltanto per i priorità 2, oppure dimostrare tutti i task in ordine di priorità 1, 2, 3, 4 e tutto il resto non li voglio vedere. Oppure devo andare a organizzare un misto tra le cose da fare oggi con la priorità 1, poi sotto quello che c'è da fare oggi. Insomma, c'è una vastissima possibilità di personalizzazione
nell'organizzazione. E la base di tutto questo è sempre il colpo d'occhio, avere tutto sotto controllo. Ora, perché Todoist è stata la mia scelta? In prima cosa è la velocità nell'organizzazione. Ci sono è molto veloce e pratico proprio per il fatto che è tutto a colpo d'occhio. Sono quattro pulsanti, quattro clic in fila e semplicemente si riesce a organizzare benissimo un progetto ed avere tutto sotto controllo, dalle date alle cose da fare, alla gerarchia e all'ordine e alle priorità. E non solo, perché poi ci sono tante altre piccole funzioni, come ci sono i tag da assegnare ad ogni task per sapere, per andare a filtrare ancora meglio i tipi di task che fanno fede a quel tipo di tag. Ad esempio, posso assegnare il tag montaggio a tutti i task di montaggio, mi basterà cliccare su quel tag e mi verranno mostrati solo i task con quel tag specifico. Insomma, questa forma di personalizzazione per me è molto importante. Poi ci sono gli shortcut, sono anche lì 4-5 shortcut, in verità ne sono molti di più, ma io utilizzo sempre gli stessi e per me è diventata una droga aggiungere task. Mi basta premere Q sulla mia tastiera, mi si apre un task, con il cancelletto si aggiunge ad un progetto, quindi faccio cancelletto, il nome del progetto mi compare, clicco invio e so che il task verrà messo in quel progetto. Poi faccio la chiocciola e lo assegno a qualcuno, perché con la chiocciola si possono assegnare alle persone con cui il progetto è condiviso, ci arriverò fra un attimo. Poi basterà per mettere la data di assegnazione, quindi voglio mettere una data, non devo scrivere necessariamente la data, ma se so che una cosa la devo fare lunedì prossimo, scrivo lunedì e il programma capirà che lunedì è inteso come quello prossimo. Mi basterà poi scrivere P1, P2, P3 o P4 per assegnargli la priorità e premere invio. Così facendo ho compilato il mio task con tutte le notizie di cui ho bisogno. E questo è fondamentale. Mi basta scrivere una semplice riga con quei 2 o 3, 4 accorgimenti nella sintassi che vuole il programma, che sono benissimo spiegati sul sito, e una volta fatte le prime 2-3 volte diventa di una semplicità mostruosa aggiungere i compiti da fare. Come accennavo poco fa, è fantastico nello sharing di progetti. Noi possiamo avere sul nostro Todoist personale una serie di progetti e volerne condividere soltanto uno con un nostro collega, un nostro collaboratore. Noi possiamo assegnare semplicemente a quel progetto una persona, così che quella persona vedrà lo stesso progetto con voi. Ma nel frattempo voi potete avere tanti altri progetti personali che gli altri collaboratori non vedranno. Ed è questa una cosa fantastica, perché io sullo stesso account gestisco tutti i miei lavori, tutti i miei progetti, i progetti personali e i progetti dello studio. Quindi un solo account e gestisco praticamente tutto. Altra cosa fondamentale è che funziona in combo con tantissimi altri applicativi web, come ad esempio quelli che più utilizzo sono Gmail, dove ho la possibilità da Gmail con il plugin tra virgolette web di Todoist di assegnare a una mail a un task. Quindi io, se devo rispondere a una mail, lo farò domani, mi assegno quella mail ad un task e mi scrivo domani, così domani potrò cliccare, ritornerò sulla mail e avrò tutto sotto controllo. E l'altra funzionalità in combo che funziona da Dio è quella con Google Calendar, perché posso creare un calendario su Google Calendar assegnato a Todoist, dove tutti i task a cui aggiungerò una data mi verranno copiati anche su Google Calendar. Quindi su Google Calendar posso vedere tutto quello che ho anche su Todoist a cui ho assegnato una data, quindi anche a colpo d'occhio sulla tabella del calendario posso rendermi conto di alcune cose. Tutto questo è completamente sincronizzato in automatico, è di una facilità assurda. Le ultime due cose. La prima è che è multipiattaforma. Tra le mie ricerche è stata la prima cosa che cercavo, un programma che fosse uguale su qualsiasi piattaforma. Io purtroppo mi ritrovo costantemente a passare da Windows a Mac, ad iPhone, ad Android, un po' per lavoro, un po' per chi mi piace, volevo aggiungere anche iPad, però vabbè, diciamo che è iOS. Funziona su web, all'app per Windows, all'app per Mac, all'app per iOS, all'app per Android, all'app per Linux, e poi sostanzialmente web-based, quindi c'è il sito todoist.com, si accede e si ha la stessa identica schermata ovunque si vada, e funziona allo stesso modo delle app. Quindi questa per me è un'altra grandissima cosa fondamentale, il fatto che sia uguale e funzionante su ogni piattaforma ovunque si vada. Ovunque si voglia utilizzare, in realtà, non ovunque si vada. E poi la questione dei costi. Ora, e adesso apro il sito perché purtroppo non ricordo i costi, perché io pago l'abbonamento annuale, quindi pagato una volta poi me ne dimentico.
Ci sono tre opzioni sostanzialmente: quella gratis, dove ci permette di avere 5 progetti attivi, perché poi noi possiamo anche disattivare un progetto, quindi metterlo in archiviato, quindi 5 progetti attivi, 5 collaboratori per progetto, e possiamo caricare anche degli allegati ai nostri task, e qua ci permette di caricare con la versione gratis fino a 5 MB di allegato. Abbiamo la possibilità di creare 3 filtri, i filtri di cui prima che vi spiegavo, e c'è fino a una settimana di registro delle attività. Naturalmente, quando viene flaggato un task, questo task va in archiviato, quindi viene realizzato e scompare dalla nostra schermata, ma noi possiamo andare in qualunque momento a ripescarlo. Con la versione gratuita abbiamo soltanto una settimana per poterlo andare a ripescare, mentre la versione Pro, che è quella che, se non sbaglio, utilizzo io, abbiamo la possibilità di avere fino a 300 progetti attivi, 25 collaboratori per progetto, 150 filtri, possiamo aggiungere i promemoria, altra cosa importante che io utilizzo, la cronologia delle tutte le attività è illimitata, quindi non ha soltanto un tempo, e ci sono i temi colorati, vabbè, posti cavoli, e i backup automatici. Oddio, sui temi l'unica cosa che io utilizzo è il tema scuro, quello, se non mi sbaglio, non viene attivato se non è la versione a pagamento. E poi c'è la versione business, che è identificata per i team, dove è la società che compra per i singoli utenti, e vabbè, ha più possibile, semplicemente un'estensione dei un'estensione di tutte le cose che già esistono, semplicemente di più, quindi tutte le funzionalità che si trovano nell'abbonamento Pro, che per il singolo. Infatti io lo utilizzo come singolo e condivido con gli account dei miei collaboratori e dei miei colleghi che utilizzano Todoist. In realtà non so neanche se loro hanno le versioni a pagamento o professionali. Io mi sono fatto quella Pro perché tanto alla fine ho pagato 3 euro al mese, in un anno sono 30-36 euro, e secondo me sono soldi ben spesi. Insomma, questo è il programma per l'organizzazione, la gestione quotidiana e lavorativa di cui mi sono innamorato, e volevo parlarvene proprio nell'ottica della gestione dei progetti, del fatto che sono temi per me caldi, sia l'organizzazione che la conservazione delle cose, se per me sono temi molto molto caldi, e quindi volevo raccontarvi quella che era la mia esperienza. E per me Todoist rimane per ora, e lo è già da 2 anni, il software della vita. Ah, dimenticavo di citare l'altro grande concorrente, che è Notion, che ho provato, utilizzano in tanti, ma non lo preferisco. Poi, se a qualcuno di voi può interessare, andiamo ad analizzare anche Notion, che non è assolutamente male, ma è come è pensato, l'organizzazione su come è gestito è pensato, Todoist per me è molto molto più reattivo sulla gestione di task. Insomma, siamo giunti alla fine di questo mio voler entrare nel mondo di Todoist e di spiegarvelo e raccontarvi qual era la soluzione, qual è il sistema che utilizzo quotidianamente per la mia gestione dei progetti. Fatemi sapere voi cosa utilizzate, se questo video vi è tornato utile, se vi ha aperto la mente, se vi ha fatto scoprire una cosa nuova e se lo proverete. Purtroppo non ho codici sconto, questo video non è sponsorizzato, ma semplicemente volevo parlarvene, quindi vi invito a provare la versione gratuita, perché tanto è gratuita, e se Todoist mi stai sentendo, io sono qui, posso diventare tuo ambassador tranquillamente, perché per me è un software che vale la pena utilizzare. Insomma ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video e vi invito come al solito a venirmi a seguire, a sostenermi su Patreon, a seguirmi anche su Instagram e, perché no, iscrivetevi anche a questo canale. Fatemi sapere con un commentino qui sotto cosa ne pensate di questo video e cosa ne pensate dei sistemi di organizzazione dei progetti. Insomma, penso di aver detto tutto, quindi vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.